sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati su Crystal al Conginetto in una vecchia trappola di nostra conoscenza, se ben ricordate. Sì, oggi abbiamo deciso di risfruttare la gabbia che avevamo inizialmente creato per catturare Tilacoleo e non mi ricordo cos'altro, i Terrorbird forse. Ah, sicuramente i cinghialotti, E ovviamente abbiamo fatto qualche modifica. Abbiamo alzato il livello delle pareti di uno, quindi adesso ci sono due pareti. E ovviamente abbiamo messo un'enorme porta per poter uscire, così ogni volta non devo distruggere tutto per far uscire le bestie che addormentiamo. Abbiamo deciso di sfruttare di nuovo questa trappolina perché oggi vorrei darmi alla caccia di un po' di carnivori. Vorrei prendere una bella coppia di carno, una bella coppia di iene e, se riusciamo, perché no, una bella coppia di baryonyx. Ora, i baryonyx qua forse non li troviamo, ma carno e iene non dovrebbero essere assolutissimamente un problema. Quindi l'idea è di attirare le bestioline fino qui e poi, oppalala, e saltare dall'altra parte sperando che loro ci finiscano dentro. Ora, il carno, cioè l'abbiamo alzata di due pareti perché ovviamente il carno con una ci esce, se non ricordo male. Quindi abbiamo preferito risistemare il tutto per evitare di essere smangiucchiati male male. Dunque, basta perdere tempo, direi che possiamo andare a caccia delle bestioline. Ma prima di tutto vorrei salutare Mari Mariani e Tammy. Un bacione, ragazzuoli, baci abbracci! Allora, carno intanto dovrebbero essere qua vicino perché ne ho visti un paio mentre arrivavamo. Ah sì, ovviamente abbiamo preso il Tilacoleo perché mi mancava il Tilacoleo. Che fa cacca appena lo nominiamo, va bene, grazie. E il nostro Quetzal dovrebbe essere, se non si è spostato da solo, dovrebbe essere proprio qua sopra la gabbia. Era qui, ah sì, è laggiù, eccolo qui. Quindi qua abbiamo la nostra base di supporto che all'occorrenza potrebbe essere utilissimissimissima. Ovviamente Crypto è nella sfera poké, così all'occorrenza lo possiamo tirar fuori. Ci siamo portati dietro anche il grifone, se non ricordo male l'ho portato, vero? Sì, anche il grifone, che penso potrebbe essere utile, penso potrebbe aiutarci nel caso in cui, non lo so. Però vabbè, per ora utilizziamo il Tilacoleo perché mi mancava il Tilacoleo. È troppo bello andare in giro con sta creatura, mi piace da morire. Poi forse Crypto ha anche reso le cose un po' troppo facili. Allora, carno, io ne avevo visti un paio, ce n'era uno di livello basso, ma l'altro, se non ricordo male, era di un livello interessante. Dove Crypto sono andati, carno? Era pieno di carno, lo giuro, li ho visti mentre arrivavamo. Ah, qua c'è un cinghialotto! Così abbiamo un po' di carnina. Allora, carno, dai, fatevi trovare, carno. Quello è un altro cinghiale, sì, è decisamente il culo di un altro cinghiale. Scorpioni, artropleure, no. Dai, non mi fare troppa strada, carno. Ti ho visto che eri qua in zona. Guarda che bello che si arrampica ovunque questa bestia, ma quanto è bella. Quanto è bella. Appena detto che ti arrampichi ovunque, adesso non sali su questa parete. Ah, ok, credevo. Che bellino! Che bellino, ma che colori bellissimi! No, vabbè. Se dovessi decidere di prendere questo anchilosauro così per il puro gusto di prenderlo, penso che lo chiamerei Ferrari. Ma è bellissimo, ma guarda le strisce rosse che c'hai, è adorabile! Va bene, noi ovviamente ci distraiamo facilmente. Vedo gente che scappa, no, un canguro però mi sa, e un... no, un gallilimus, niente. Canguri, gallilimus che corrono all'impazzata. No, se corrono così all'impazzata io mi aspetto che qua sotto ci sia qualche bestia brutta e cattiva, giusto? Tipo lì cosa abbiamo? No, abbiamo tigri. Ciao, no, però scusate, ma io sto cercando altro. Se vi facevate i cacchi vostri non dovevo farvi fuori. Lì c'è un carno, aspetta, l'ho visto. E ci sono anche le iene, ma stai scherzando? E ci sono anche argentavi, e c'è anche un T-Rex. E ci sono anche le pantere, e vabbè, ma quante bestie ci sono qua. Guarda che bello quell'argentavis viola. Vabbè, allora, fammi vedere un attimo il livello del carno, se non me lo uccido. 17, ah no, questo è quello di livello basso che avevo visto. Quindi probabilmente ci morirà malissimo. Lì c'è un Rex, ciao Rex, che mi ha fatto fuori le iene. Dannazione, almeno una l'ha fatta fuori, l'altra sta girando intorno a un albero come una deficiente. Va bene, ok, no, andiamo avanti. Oh,
ma guarda che carini, la solita coppia di allosauri incastrata, che dolcezza. Guardali lì, bellini loro. Un 48 e un 118, però prima o poi dovremmo deciderci a prendere anche loro. Se la prendono coi raptor. Oh no, li hanno fatti schiodare. Peccato, sono così carini quando sono inchiodati tra loro. Vabbè, allora, questa mi sembra però una presa in giro bella e buona, perché noi eravamo venuti in questa zona perché, cioè, eravamo tornati vicino a questa trappola perché io qua avevo visto Carno. Ma ripeto, appena siamo arrivati, prima di rimetterci a sistemare la trappola, ho visto tanti Carno. Ce n'era uno che era sopra il livello 100, se non ricordo male, e io volevo quello e non lo trovo più, Cribbio. Là cosa sono? No, fa coceri. Sono almeno iene. Arco, però se mi hai despawnato il Carno di livello sopra il 100 e mi hai lasciato il 17, sei un po' cattivello, ecco, per non dire stronzino. Aspetta, lì ce n'è due, aspetta, 127, è lui, 127, ok, e l'altro, quello è un maschio, quest'altro che cos'è? Una femmina, ma è di livello 21, ok, no. Ok, come attiro uno e lascio perdere l'altro? Bella domanda. La vedo un po' difficile la faccenda. Cioè, quantomeno difficile nell'attirare solo quello che ci serve. Tanto come ci inizia a seguire uno, immagino partirà alla carica anche l'altro. E poi penso anche che nella gabbia non ci stiano tutti e due, peraltro. Non vorrei dire, ma la gabbietta è abbastanza piccolina. Allora, tu sei livello 21, ok. Allora, vediamo se riesco senza colpire. Aspetta, proprio così. Scendiamo da qui, che vorrei evitare di colpire il tiracoleo in testa. Non puoi salire. Sta salendo? No, non può salire. Ti puoi far uccidere, per cortesia? Mi sei un po' di intralcio. Oh no, si è avvicinato anche l'altro. E ora come li distingo, Cribbio cacchio? Oh no. Ok, non è stato un ottimo piano questo. Ok, piano B. Li attiro tutte e due e cerco di far fuori il 27. Sperando di... Quetzal. No, Non distraiamoci, grazie. Allora, ciao Carno. Tu sei il... 21. Aspetta, c'è il 21. Ginetto veloce ricaricando, per favore, grazie. Ok, perfetto. Perfetto, ho fatto fuori tantissimo. Quindi adesso possiamo iniziare ad attirare lui. Gioco, se non laghi, fai il favore grande. Niente, allora facciamo che... Ah, aspetta, scusati la coleo, scusa. Carno, ciao. Buongiorno, sì, ok, si è accorto di noi, perfetto. Ci può seguire per di qua, grazie. Una iena, iena, no, iene, non seguiteci che non ho visto il livello. Ma cosa sono? Ah, formichine, tante formichine. E la Peppa, quante formiche. Sta arrivando il Carno, no. E quante formiche, guarda. Ma stai scherzando? E la Peppetta, quante erano? Ok, Carno, dove... Ti sei bloccato? Che problema si è creato? Ah, sei finito di sotto, genio del male. E vabbè, non importa, possiamo passare anche da qui. Aspetta, ai. Ok. Mi salga da qua, per favore, Carno. Carno? No, Carno, non si distragga, per cortesia. Adesso ci vorrà quel tre quarti d'ora. Vabbè, sai che c'è mentre è distratto. Noi un paio di colpi glieli spariamo. Che schifo non ci fa. No, ma sta scappando? Cioè, ma stava scappando davvero? Aspetta, guarda, aspetta. Ok. Aspetta, con calma. Ti stavo togliendo la distrazione dai mezzi piedi. Ok, risalimi per di qua, grazie. Ce la facciamo? Sì, perfetto. Sei il Carno quello che voglio io, vero? Inizio ad avere un po' di dubbi.
Vabbè, intanto facciamolo entrare nella gabbia, poi al resto penseremo più tardi. Ci sta seguendo, sì. Sono boh, scusi. Tolga dalle scatole. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. In realtà avrei anche il tempo di guardare il livello, che è abbastanza lentino il signore. Però mi piace anche l'idea dell'effetto sorpresa. Ok. Allora, in teoria, anche se noi non riusciamo a fare subito il saltone... No, no, tizio. Cioè, ha visto la gabbia e si è spaventato, davvero. Tizio, mi dovresti seguire? Ma che problemi ha questo carno? Non sono più tanto sicura di voler prendere questo, lo sai? È livello 127, è lui. Perché si sta facendo tutti questi problemi mentali? Tizio, mi puoi seguire? Oi, mi sta fuggendo. Ti ho sparato due dardi, Creepio, fuggi. Ma davvero? Ah, no, 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 non fugge, non fugge, mi fa le finte, che merdina. Ma dici che hanno alzato il quoziente intellettivo delle creature su Ark? Perché questa mi sembrava una bellissima finta. Cioè, proprio studiata ad hoc. Ok, ce la facciamo? Ok. Ok. Ora vede la gabbia e si spaventa? No. Ok. Occhidocchi. È finito. Sì, è finito nella gabbia. Ok, perfetto. Benissimo. Tutto molto molto benissimo. Io ovviamente rimango a bordo del Tilacoleo, perché in questa zona ci sono altri Tilacoleo. Ci sono gli scorpioni, ci sono i titanoboa, ci sono i basilisco. Quindi vorrei evitare di essere colta alla sprovvista. Oh, guarda come cerca di uscire lui, piccino. Che bel musetto che c'hai, che bel musetto che c'hai. No, non mi distruggere, non mi distruggere la gabbia, che mi serve per altre tipo 5-6 creature, dopo di te. Ma guarda che bellino. No, ma hanno migliorato un pochino le texture del carno? Mi sembra molto più dettagliato. Impressione mia? Può darsi. Ho sentito un verso. Ho sentito un verso. Sembrava uno scorpione. No, speriamo di trovare qua in zona anche una femminuccia di livello decente. Che quell'altra era, cos'era, livello 27? Non è che mi facesse gola. Spero che ce ne sia qualcuna di livello un pochino più alto. No, 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 no. Oh, ma che sta uscendo? Ma stai scherzando, ma come ti permetti? No, no, ci devi andare giù prima di uscire. Devi essere addomesticato. Cioè, stava risalendo dalla rampa, al contrario. Ma com'è possibile? Ci è andato giù. Ma davvero? Ma davvero ci sei già andato giù? Ma pensavo ci volesse molto più tempo, tesoro. Va bene, va benissimo. Tu hai primate, vero cucciolo? Sì. Anche un po' di carnina normale. Ecco, tanta bella carnina per te. Vediamo se andare a prendere ancora un po' di primate. Sì, dai, 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 dai. Facciamo un giretto. Oh, c'è un Quetzal. Ascolta, dai, sono curiosa. Il livello lo voglio vedere. Una femmina 83. Ah, una femmina 83. E il nostro, scusa, non mi ricordo che livello mi sei, tizio. Cioè, che sei maschio o femmina. Ah, non me lo dice. Però livello 171, grazie. Vabbè, non importa, non importa. Tanto non andremo adesso a prendere un altro Quetzal. Anche perché il prossimo Quetzal che prendiamo, io sinceramente vorrei che fosse Tech. Oh 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 oh, manco detto prima. Avevo detto qua non ci sono tanti Baryonyx. E qua ce n'è uno. Aspetta, prima che mi veda, fammi vedere il livello. Che livello sei? Ah, oh, 17. Ma però che sfiga. Però vabbè, almeno qualcuno ce n'è. Qualcuno, uno. Ah, vede, 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 vede. Ci sono anche i Sarco, ci sono anche i Sarco, ci sono anche i Sarco. E per aria, abbiamo fatto il combattimento aereo con un Sarco. Ciao Baryonyx. Là che arriva l'altro. Là che arriva l'altro. Ah no, tu sei un caprosucco. Tu sei un caprosucco. Meno male che hanno fatto in tempo a saltare. Ok. Finite le bestie che vogliono ucciderci. Che spuntano dall'acqua. No. Sì, sì. Ok, perfetto. Ci sono solo un paio di piranha, ma quelli non escono direi. Ah, questo è il Dimetrodonte, giusto? Fa vedere. Sì. È un 118. Questo dovremmo prenderlo assolutamente, perché
Se non sbaglio ci funge molto bene per la schiusa delle uova. Cioè dovrebbe tipo funzionare da condizionatore vivente. Ah, questo è anche un buon livello, potrei prenderlo. Vabbè, Ciccio, resta in zona, dai, torno dopo se mai. Adesso c'ho un paio di carne che vorrei domesticare. Ah, sì, lo devo prendere. Anche perché quello potrebbe essere molto comodo sul Quetzal. Se vogliamo far schiudere delle ovette. Oddio, non lo so. Non so se facciamo schiudere le ovette sul Quetzal. Perché se poi ci li perdiamo per strada. No, vorrei evitare di perdere altre bestie da sopra il Quetzal. Sarebbe cosa tanto tanto carina evitarlo. Allora, qui abbiamo anche un paio di iene. Aspetta, voglio vedere almeno il livello. Fa vedere il livello? No, troppo lontano. Aspetta, 78, un maschio 78. Dai, beh, non è male un maschio 78. Fammi vedere l'altro. Dov'è? Eccolo lì. Una femmina mai 21. Uffa. Poi se non sbaglio, le iene scappano, vero? Cioè, non mi rincorrono verso la gabbia. Quindi dovrò usare cripto per buttarcela a forza, presumo. Ma qua è sempre pieno di insetti, di formiche, ma quanto pizza. Carno, qui come andiamo? 52%, però aspetta che ti do un paio di narco. Non ho trovato altra primate, porta pazienza. Vabbè, dai, ce n'è ancora, vedi, non farla scadere. Proviamo ad andare per di là. Magari saremo più fortunati e riesco a trovare sia un po' di primate che magari un altro carno, non mi farebbe schifo. Ah, aspetta. Voglio provare quella funzione per vedere la domesticamento. No? Taming list, eccolo qua. Sì. Da qui possiamo vedere anche da lontano lo stato di addomesticamento della creatura. Oh, molto molto bello, ci piace. E anche lo stato di incoscienza. La cosa è veramente ultra comoda. Così ci possiamo fare i nostri giri senza temere che la bestia si svegli da un momento all'altro. Quantomeno la possiamo tenere sotto controllo e tornare indietro al momento opportuno. Cosa abbiamo? Tilacoleo. Molto bello, peraltro, vorrei dire. Titanoboa mi dà primate. Lì cos'è? Aspetta, vedo gente che si muove. Mi sa che è uno scorpione. Quindi niente. Aspetti. Però. Cioè, non mi sembra il caso di reagire così. Ho detto che sei molto bello. Sei anche molto stronzo, però. Ah, titano qua. Aspetta. Dammi il primate. Ok, un altro titano qua. Altro titano qua, dammi altra frase. Perfetto. Ed è rimasto là per aria. No, scusa. Cioè, il nostro Quetzal l'ha fatto un ovetto. Ok, quindi è femmina. O è una cacca? No, è un ovetto! Ha fatto un ovetto che è rimasto per aria. Aia, cosa? Dai che stavo guardando l'ovetto. Ma che bestie infami che siete. Cos'è? Un lupo? Maledetto, ma... Ma dai, ma stavo guardando tutta tranquilla l'ovetto che è rimasto per aria. Ok, quindi è femmina, ottimo. Buona a sapersi. Quindi volendo potremmo anche andarci a prendere quel Quetzal che sta girando qua intorno. Se è un maschietto, però vabbè. E quanta roba che mi hai raccolto, Cici. In effetti ho detto che qua Baryonyx non ce n'è molti. Ma probabilmente mi sbaglio alla grande. Perché comunque siamo vicini a un bellissimo corso d'acqua dove potremmo trovare effettivamente dei Baryonyx. Oltre alle sanguisughe, intendo. Vorrei evitare io. Cerchiamo di non cadere in acqua, Cici. Artopleura, no, che quella ci sputa in faccia. No, dai, che mi distrugge sempre l'armatura quando becco Artopleure. Sputano quella roba acida, mi sciolgono letteralmente l'armatura in chitina. Oh, guarda, un altro anchilo rosso, ma che bello. E quanta gente che litiga. Guarda anche qua giù. Ma che ce l'avete? Tra di voi? Ma davvero? Ah no, ce l'hanno con gli avvoltoi. Aspetta, ho visto un carno. No, scusate, non faccio parte della vostra faida. Eccolo lì. Petto, no, ti devo vedere il livello. Ci devo vedere il livello. Soprattutto adesso c'ho l'altro in addomesticamento, quindi non posso prenderlo. Veloce, guarda il livello. 17, ok, 17, non ce ne frega niente. Lo scorpione è uscito.
uscito fuori dall'acqua. Ma perché? Ma quando mai? Ci sono altre iene qui. Aspetta. Quanta gente, quanta gente, quanta gente. Ma stai scherzando? Tutti insieme così? Ok, arrivano anche scorpioni. Ma che bellissima zona. Che bellissima zona. Meno male che ti l'acqua le ho. Ah, e un'altra tigre, un'altra prima. Ci diamo una calmata. Sì, siamo tranquilli. No, no, aspetta. Ancora uno. Ok, ora. Tutto bene, pace fatta. Sì. No, 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 ancora no, ancora no. C'è ancora gente che ci odia e vuole farci male. Ok. Posso guardare il livello delle iene? Sì? No? Qualcuno è contrario? Se qualcuno è contrario alzi la mano. Ok, perfetto. Dicevamo, un livello 83 maschio che è molto carino, è verde. Ma perché una iena è verde? Ma non ha molto senso. E un 39. Ma perché le femmine hanno sempre questi livelli un po' bassini? Mi sembra un po' discriminazione questa, è sessista. Allora, vediamo a che punto siamo intanto con la domesticazione. Ha domesticato, perfetto. Quanto creepy è utile questa nuova funzione del gioco. Mi piace veramente tanto, tanto, tantissimo. Là c'è ancora il nostro vetto per aria, va bene. Poi cercheremo di recuperarlo, se non so per quanto rimarrà lì. Ciao piccolo Carlo! Che è salito a livello 190. E la Peppa, e la Peppa. Chi se l'aspettava? Aspetta, aspetta, ho sentito versi. No, no, dove vai, dove vai? Ah, c'è un golem di roccia. C'è un golem di roccia. Scusi, non l'avevo vista. Scusi se l'ho disturbata. Aspetta, 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 aspetta. No, 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 no. Portalo lontano, portalo lontano. Lontano è un parolone. Ok. Si è rimesso tranquillo. Vorrei evitare di disturbarlo. Ok, aspetta. Io mica l'avevo visto che c'era un golem qui a fianco. Ok, vediamo di non rompergli troppo le scatole. Ora, se io scendo, tu non vai a rompere le scatole al golem, vero? No, ok, ottimo. Ottima cosa. Diciamo, è salito a livello 190, la peppetta. Io però non ho la sella, mi sa, Cicci. Riuscirò a farti uscire da qua? Non lo so. Ci proviamo, ci proviamo. Se no, direttamente nella sfera poké. Vediamo se esce. No, non esce perché è incastrato malamente nella porta. Va bene, non importa, Cicci. Risolviamo così. Anche se mi sono accorta ora che non ho sfere poche per tutti. Quindi no, non riuscirò a prenderli tutti. Cioè a portarmeli tutti appresso, dannazione. Vabbè. In qualche modo faremo. Ok, allora, un carno preso. Molto bellino. Qua c'è il golem, io me lo devo ricordare. Ma riesco ad allontanarlo un pochino, il golem. Ciao golem, ciao. Puoi venire un po' per di qua per cortesia? Così evito di disturbarti. Aspetta, non lanciare subito le rocce. Mamma mia, com'è antipatica sta creatura. Dov'è finito? No, si è di nuovo trasformato. Io so già che me lo dimenticherò, ci passerò di nuovo sopra. Vabbè, non importa. Dettagli. Ok, che ore si sono fatte in tutto ciò? Sono le 7 di sera. Allora, a breve si farà buio, quindi direi che non è il caso di andare a cercare altri carno. Inoltre, il nostro tilacoleo è pieno di roba che io vorrei portare sul Quetzal. Dunque direi che possiamo aspettare domani mattina e poi partiamo per andare a caccia o delle iene o di un altro carno se lo troviamo. Però per le iene, ripeto, mi sa che loro scappano. Cioè le devo acchiappare con Crypto, vero? Mi sa di sì. Vabbè, intanto vediamo se qua abbiamo qualcosa di interessante. No, schifo. Aspetta, 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 torcina. Dai, torcina. Quando ce n'è una che si sta consumando. Aspetta, aspetta, che c'è un carno qua sotto. Ma davvero non ti avevo visto prima, scusami. Dove sei? Ma ti ho visto? Ti ho visto, è là dietro. Dove il creepy è andato? Era qui. Cioè, l'ho visto, non me lo sono sognata. C'era un carno, vero? Eccolo qua, eccolo qua, ecco. Sono due. Aspetta. Allora, questo mi sta seguendo, molto bene. Tu qua non riesci a salire? Ah, mi stanno seguendo tutti e due, ottimo. Allora, mi facciate vedere il livello, per cortesia? Allora, uno, femmina, però è 39, uffa. E l'altro? Femmina 17. Ma perché? Perché di livello così basso? Ditemi voi perché di livello così basso. Ah no, aspetta. Ah no, non vi uccido subito. Non vi uccido subito, che mi serve la vostra primate per dopo.